Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Fatti e Commenti. Questa sera eh, sono solo, saluto anche Stefano Stefanini e eh, questa sera parleremo di eh, economia. Abbiamo il piacere di avere con noi il neo presidente regionale di Confartigianato Imprese, il dottor Michael Del Moro che ringrazio per la sua presenza, buonasera. Buonasera, buonasera presidente e eh, poco tempo fa era stato già eh, nominato come Presidente provinciale di Confartigianato, quindi un'escalation possiamo dire importante che fa della provincia di Viterbo il centro eh, dell'economia per quanto riguarda la Confartigianato Imprese. Presidente, la prima domanda è proprio questa, una elezione che non so se lei se lo aspettava, è venuta poco dopo quella mh, del Confartigianato provinciale, quali sono state le sue sensazioni e come ripercorre questa nomina? Sì, è stata sicuramente una... Una elezione quasi inaspettata che però premia non tanto il mio lavoro a livello personale, anche se da molti anni faccio parte dell'Associazione di Viterbo circa da, da nove anni ma premia in generale il lavoro dell'Associazione di Viterbo, che a livello regionale è una delle, delle più quotate, insomma, visto l'importante lavoro che è stato svolto negli ultimi anni dal mio predecessore Stefano Signori insieme al dottor Andrea De Simone anche sul credito, sulla crescita proprio dell'azienda, sulla formazione, ma anche dal punto di vista dei pensionati con il nostro patronato che è sempre in prima linea. Quindi diciamo a livello regionale è stato riconosciuto questo lavoro dell'associazione di Viterbo e mi è stata data questa occasione anche per un rilancio della federazione che ha bisogno di crescere ulteriormente. Perfetto, quindi eh, l'economia al centro della regionalità, appunto la provincia di Viterbo con questa importantissima nomina. È un po' scontata anche la seconda domanda, ma non possiamo esimerci. Eh, Covid-19 è stata eh, iniziata la fase 3, quella più delicata del rilancio. Come la Confartigianato sta eh, approntando questa fase e soprattutto come ha lavorato se lo vuole ripercorrere eh, in tutto questo periodo? Sicuramente è stato un periodo intenso, un periodo che ci ha visto in prima linea a fianco dei nostri associati perché noi raccogliamo dal piccolo lavoratore autonomo che lavora da solo all'impresa che magari può avere anche 20 o 30 dipendenti, quindi la platea di imprese che assistiamo è variegata. Le richieste di aiuto sono state tante, tante. c'è stata tanta preoccupazione da parte degli associati, il telefono sia il mio che quello del direttore ma anche quello dell'associazione squillava veramente a tutte le ore perché eh, le persone hanno vissuto un'incertezza che sicuramente le segnerà per molto tempo. Dire oggi quali saranno le conseguenze di, di questa crisi non è facile. Noi siamo stati vicini ai nostri associati in tanti modi, soprattutto dal punto di vista creditizio, per cercare di dargli una mano ad accedere agli strumenti che il governo ha messo a disposizione, eh, ma anche da un punto di vista proprio morale, insomma, un sostegno per cercare di non farli abbattere, perché ci sono settori che chiaramente tutti i settori ne hanno risentito, ma ci sono settori in particolare, penso a quello dell'Orega, che sicuramente hanno avuto la, la botta più forte. Eh, penso alle aziende che seguivano principalmente gli eventi, no? tutti questi ristoranti che lavorano sui matrimoni, sulle, su tutte queste cerimonie che quest'anno si trovano ad un fatturato zero gli hotel, i bed and breakfast, gli agriturismi, tutte queste piccole aziende che contavano sulla stagione estiva, anche perché noi abbiamo un territorio a vocazione turistica questo della Tuscia esatto. e che invece quest'anno si ritroveranno sicuramente con incassi più che dimezzati e quindi il ruolo dell'associazione è stato quello di un sostegno e sarà nei prossimi mesi quello un sostegno sia economico che morale, anche perché sicuramente i frutti peggiori di questa crisi li vedremo nei mesi autunnali quando finirà la cassa integrazione e molte piccole aziende si troveranno costrette loro malgrado a dover licenziare alcuni dipendenti ascolti, io farei un inciso come dico spesso su questo tema, non parliamo di politica diretta ovviamente, il governo eh, per certi aspetti è stato un po' criticato sui tempi di eh, erogazione di questi fondi e su alcune modalità, come la Confartigianato giudica esclusivamente l'aspetto economico di questa azione? Eh, sicuramente alcuni strumenti si sono ri rivelati inadeguati, ma rivelati inadeguati perché molti imprenditori, molti piccoli artigiani sono stati illusi che gli aiuti sarebbero arrivati subito. No? Quando abbiamo sentito parlare della potenza di fuoco, la mattina dopo le banche del territorio, ma anche le grandi banche, sono state subissate di telefonate di piccole aziende che credevano di avere entro le 24-48 ore successive <ride> Eh, il denaro sul conto corrente mentre in realtà questi soldi sono arrivati dopo 20 giorni, un mese quindi c'è stata anche una, una forte disillusione da parte delle persone che hanno perso sicuramente fiducia da questo punto di vista eh, d'altro canto invece ci sono delle misure che, che si, sta, si riveleranno sicuramente più efficaci penso agli aiuti a fondo perduto che verranno erogati nei prossimi giorni che sicuramente anche se la modalità con cui vengono calcolati, che si riferisce al delta tra il fatturato di aprile 2019 e aprile 2020 sicuramente non rispetta la realtà perché tante aziende, penso ad esempio a quelle dell'edilizia che magari hanno svolto dei lavori nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e li hanno fatturati nel mese di aprile, vedranno il loro fondo perduto notevolmente ridotto. Perché chiaramente questo non è un criterio oggettivo di valutazione. Però comunque guardiamo con positività questa misura che darà un po' di ossigeno a chi purtroppo non ha, non ha potuto lavorare per uno o due mesi. Perfetto, poi un'altra, e poi noi sono almeno dieci anni, abbiamo delle interviste d'archivio al direttore di Simone, all'ex presidente che salutiamo Stefano Signori, eh, abbiamo parlato del ruolo sociale di Confartigianato. Eh, intervistiamo mi ricordo anche la signora Tasciotti che fa parte sì, da sempre come no, mondo... la presidente di Donne Impresa del salutiamo anche, anche lei eh, quindi quali sono state le ultime attività nel sociale di Confortigianato e soprattutto che messaggio hanno mandato? Beh, diciamo l'Associazione di Viterbo ha sempre voluto distinguersi proprio per il suo intervento sul, sul sociale. Ripercorrendo un po' quello che fanno ANAP ed ANCOS e a livello nazionale abbiamo, abbiamo svolto numerose attività sociali negli ultimi anni. Una di quelle più tangibili che rimane sul territorio che abbiamo fatto circa due anni fa, grazie all'ANAP e all'Ancos appunto abbiamo installato diversi defibrillatori in provincia di Viterbo in alcuni punti strategici, quali centri sportivi e luoghi pubblici che ne erano sprovvisti. E da due anni a questa parte, in collaborazione con l'Avis Comunale di Viterbo e la piscina il Centro Sportivo MGM Sempre di Viterbo, organizziamo due volte all'anno la donazione del sangue a cui partecipano numerosissimi i nostri associati. L'ultimo evento si è svolto proprio due settimane fa perché Avremmo dovuto svolgerlo prima della Pasqua, ma a causa del Covid purtroppo non è stato possibile e anzi invito tutti, anche eh, al di fuori di queste iniziative che noi facciamo, a partecipare alle donazioni del sangue, perché con questi mesi estivi c'è veramente carenza e anche la situazione del Covid non ha aiutato ad incentivare le donazioni. Un'altra iniziativa molto importante che stiamo svolgendo da circa un anno e mezzo a questa parte, questo, per questo devo ringraziare il presidente dell'Ancos di Viterbo, Rodolfo Valentino. Un'iniziativa a favore delle donne che purtroppo sono malate di cancro, con Fartigianato e eh, in collaborazione con ANCOS e la piscina MGM di Viterbo, offre un servizio di, di, diciamo, di svago. Di, di di relax per queste donne in cui un'ora un a settimana possono recarsi quest presso questa piscina che mette gratuitamente a disposizione i suoi istruttori per fare un po' di nuoto in compagnia di altre donne che hanno lo stesso problema e questo penso che sia, sia importante perché noi non vogliamo dare un messaggio solamente economico al territorio ma anche sociale perché poi dietro gli imprenditori, dietro i loro dipendenti ci sono le famiglie e ci sono tante problematiche che purtroppo segnano la vita di molte persone. Allora io su queste parole molto importanti del neo presidente regionale di Confartigianato Imprese il dottor Michael Del Moro vi ringrazio, soprattutto poniamo ovviamente non solamente alla Confartigianato, ma a tutti coloro che si occupano di questi temi non di mera economia, perché è importante ricordarlo, la funzione anche sociale delle associazioni datoriali. Grazie presidente. Grazie, grazie a voi, a buonasera. Grazie.